amici, eccoci qua. Devo dire che abbiamo entrambi amato tantissimo la Shakespeare & Company. Siamo stati lì dentro qualcosa tipo 2 ore. Tra l'altro siamo arrivati in un momento in cui non c'era nessuno e poi piano piano si è riempita. La cosa disappointing è che non si potevano assolutamente fare foto o video all'interno. Ovviamente tutto in inglese tranne una parte piccolissima in francese, ma la Shakespeare & Company nasce come libreria americana, appunto fondata da Sylvia Beach, un'americana che si è trasferita a Parigi proprio negli anni 20, quando appunto c'erano tutti questi americani a Parigi e in generale la città era proprio in fermento artistico. E poi c'era un gattino, c'era anche il gatto, che è forse la parte preferita di Peter, un gattino molto sonnacchioso che si chiamava Aggie. Super carino. E niente, direi che abbiamo detto abbastanza, perché lo so che siete qui per vedere i libri che abbiamo comprato. Entrambi ci siamo fatti prendere la mano, abbiamo comprato un botto di libri, tra l'altro. Cioè, non che siano tantissime, in realtà non abbiamo comprato tanto, ma per essere in Francia e dover tornare in Italia con il bagaglio e un limite del bagaglio, ci siamo fatti prendere un po' la mano, perché l'idea era comprare uno o due libri. Ok, comincio io, cominci tu, Pi? Comincio io, allora, con il primo libro della mia piletta, che è La festa mobile di Hemingway, perché io in questo periodo sono decisamente monotematica. Festa mobile è un libro di cui ultimamente sentirete parlare praticamente in ogni mio video ed è un memoir in cui Hemingway racconta dei suoi anni a Parigi con tutta la combriccola della Lost Generation, e avevo proprio voglia di comprare Festa mobile dalla Shakespeare & Company perché è stato proprio Festa mobile a farmi conoscere la Shakespeare & Company. È anche vero che in realtà la libreria originaria era da un'altra parte, era il 12 di Rue de l'Odéon, in questo momento non esiste più. È stata poi ripresa l'idea della libreria, è stata ripresa da un altro americano che si è trasferito a Parigi, che ha deciso di fondare praticamente la Shakespeare & Company, ma da un'altra parte, proprio davanti a Notre Dame. Quindi per me comprare Festa mobile dalla Shakespeare & Company è stato particolarmente, non lo so, toccante ed emozionante. Tra l'altro è anche bello averlo, secondo me, in originale. Viste la quantità di riletture che sto facendo di questo libro, probabilmente lo rileggerò ancora in inglese, anche perché è uno dei miei libri del cuore. E soprattutto se voglio far capire qualcosa a Peter dei posti che abbiamo visto a Parigi, sicuramente è utile, perché così può leggerlo anche lui. Quindi questo è il mio primo libro. Bye, Pete. On you now. Yeah. First book. I picked up Ulysses. Bye. James Joyce, first published by Sylvia Beach at Shakespeare & Company 100 years ago now, in 1922. I guess the nice part about it, other than being published there, is they give you a little stamp in the front of the book. Is it? Faccio io? Yeah. It's super cool. For each book that you buy there, also stamp it. Yeah, and they also give you a super nice bookmark for each book, so we have like 17 bookmarks there. I know it's supposed to be very difficult to read, but it should be a problem. No, especially, yeah. Especially like if it's something, se è qualcosa che avevi già intenzione comunque di leggere, è utile comunque averlo preso in mano, soprattutto perché, voglio dire, comprare Ulisse, che ad oggi è uno dei capisaldi anche della letteratura moderna, dove è stato pubblicato, non lo so, è emozionante secondo me. Ottima scelta, P. Now you have it stamped by Shakespeare & Company. Yes. Good. No, it's on me again. Allora, il secondo libro che ho comprato alla Shakespeare & Company, visto che appunto io rimango monotematica, è l'autobiografia di Alice B. Toklas di Gertrude Stein, perché questo è praticamente il libro che mi mancava, era uno dei libri che mi mancavano per la mia collezione degli anni 20 a Parigi, perché ho Shakespeare & Company di Sylvia Beach, ho Festa mobile, che ho adesso ricomprato anche in originale, mi mancava assolutamente qualcosa di Gertrude Stein e ho deciso di prendere questo, che è il più famoso di quelli che ha scritto. Anche questo è un resoconto di quello che succedeva a Parigi in quel periodo. Gertrude Stein era una sorta di matrona, era anche una sorta di Patreon degli artisti, no? Quindi lei supportava gli artisti. Ciao! C'è anche il gatto? Ok, ho deciso di andare, ok. L'autobiografia di Alice B. Toklas è proprio questo, è un resoconto di quegli anni in cui lei racconta che cosa succedeva nei salotti del 27 di Rue de Flore, che era appunto la sua casa a Parigi, con cui viveva appunto con Alice B. Toklas, che era la sua partner, la sua compagna. Gertrude Stein, tra l'altro, era proprio una scrittrice lei stessa, ha pubblicato tantissimo nonostante non fosse molto letta, ma al di là di questo è sicuramente una delle voci che, appunto perché raccoglie intorno a sé tutti questi artisti, è anche una delle figure più influenti di quel periodo a Parigi, e io non vedo l'ora di leggerlo perché secondo me troverò sia una voce ironica che sardonica che estremamente intelligente. Ok, I have a short book this time by Heinrich Böll. It was a
German author. I don't really know what stuck out about this one, but it was on my list for some time, I guess. All I really know is that he was drafted into the Wehrmacht in the Second World War, and then he was captured by the Americans and put into a prison camp for the remainder of the war. And this sort of recounts his experience. I don't really know anything. Well, you can't know before you read it, right? Like, but I don't even know the real premise of the book or anything. But did you get it because you saw Bull, or was there any other reason that this just came to you? Because recognize the name from something on my list. Is it harder to find in Italy? Everything is harder to find in Italy. I mean, it makes more sense for him to get books in France or anywhere that is not Italy. But it's also a very nice edition, the Penguin. Mm-mm. Whatever this is called. Yeah, with all this. I don't know. He won a Nobel Prize at some point for literature. Cool. That says right on the front. Ok, tocca a me di nuovo. E sempre per restare in tema, perché praticamente questo è un buco al monotematico, ho preso anche The Alice B. Toklas Cookbook, che è praticamente uno dei libri che ha la premessa più strana ever. Alice B. Toklas è la stessa dell'autobiografia, quindi è la compagna di Gertrude Stein. Di solito si dice anche in Festa Mobile che Gertrude Stein era quella che intratteneva gli ospiti, mentre Alice B. Toklas era quella che parlava con le mogli, quindi diciamo che era un po' relegata in cucina. E infatti ha scritto questo ricettario, che però non è un ricettario, perché ogni ricetta arriva con un pezzo di testimonianza di quel periodo. Però secondo me è particolarmente interessante avere entrambe le visioni, perché da questa parte abbiamo Gertrude, che era totalmente immersa, diciamo, in quel periodo lì, in quell'atmosfera lì, e poi abbiamo Alice B. Toklas, che stava un po' nelle retrovie, ma che sicuramente, anzi secondo me, ha cose veramente interessanti da dire. Tra l'altro ne ho parlato con qualcuno di recente su Instagram, che mi ha detto che è molto molto carino. Secondo me anche l'idea del libro è interessante rispetto alla persona che l'ha scritto, perché a quanto pare le hanno chiesto di scrivere un memoir e lei ha risposto con questo libro. Cioè, ha scritto un libro di cucina francese in cui ogni ricetta è accompagnata da aneddoti ed episodi appunto della sua vita a Parigi con Gertrude Stein e con tutta la combriccola, perché alla fine sono sempre loro. Super super curiosa anche qui. Mi sembra che il mood di questo bucol sia appunto questo, cioè quello degli anni 20 a Parigi. Ho preso due libri appunto che fanno parte un po' di quel filone lì che mi mancavano. Adesso ho un altro libro che però non parla della Lost Generation a Parigi, e quindi preparatevi e passiamo a un altro tema. Ma prima, Pete, tocca a te. Yeah, I'm just gonna get this one out of the way. This is Journey to the End of the Night, so I know absolutely nothing about this book. I really want to read it though, because it's supposed to be really good. A French capolavoro. Mm-hmm. Yeah, that's about it. It's set, I think, after World War I, across France and the United States. That's all I know about this one. Sì, beh, di first person by Céline's fictional alter ego Bardamou. Quindi è praticamente l'alter ego di Céline che appunto parla della sua esperienza. Cool. Ma mi incuriosisce moltissimo questo qui. Voglio leggerlo anch'io, ovviamente non in inglese, perché non penso che sarei in grado. Anche questo mi sa che... non credo che sia impegnativo, però nemmeno una passeggiata di salute, ecco. Probably difficult. Good pick. I didn't pick it. Did I pick it? You picked that one. Ah, ok, I picked it. So, speriamo che non faccia cagare. That's why I don't know anything about it. Speriamo che non sia orribile. Però ha detto, cioè, sei in Francia, prendi un altro autore francese, e quello era lì. Ho detto, dai, prendi quello che magari lo leggiamo insieme prima o poi. Perché io voglio leggerlo. Ok, adesso tocca a me. Adesso è il mio turno di presentare un libro che ho visto lì e che ho preso per un motivo ben preciso, ma su cui non so assolutamente nulla, che è The Inseparables di Simone de Beauvoir. Sia perché, vabbè, mi ispirava moltissimo la copertina, e poi sempre per il ragionamento per cui sei in Francia, stai comprando dei libri, compra almeno degli autori francesi, no? Questo l'ho preso in mano sia perché appunto, come vi ho già detto, mi ispirava la copertina, ma anche perché era uno degli staff pick. Infatti all'interno della libreria c'erano alcuni libri che avevano questa fascetta, in cui appunto i librai della Shakespeare & Company raccontavano perché un determinato libro gli è piaciuto particolarmente. Questo era uno di quelli, è relativamente breve, scritto appunto da Simone de Beauvoir,
e parla di un'amicizia tra due giovani donne che però affrontano quel periodo di cambiamento che è appunto l'ingresso, immagino, nell'adolescenza, quindi il presentarsi delle prime pulsioni e della passione. Sono molto curiosa perché di solito i libri che parlano di giovani mi piacciono. Simone de Beauvoir non l'ho mai letta. Tu hai letto Memorie di ragazza, vero? Ecco, io non l'ho mai letta, però sicuramente questo è meno impegnativo di Memorie di ragazza, anche perché è molto più breve, soprattutto non è non fiction, è fiction. Memorie di ragazza è fiction? No, è un'autobiografia, infatti. No, questo dovrebbe essere fiction. Semi-autobiographical novella, quindi sì, decisamente. Bello, mi incuriosisce molto, non vedo l'ora di leggerlo, sono molto molto fiera del mio pick. Bye to P. Yes. Tu ne hai ancora due, tra l'altro. Forse era meglio se iniziavi tu. You can cut it in any way that you want. No, vabbè, non fa niente. Ok, vai. So I have The Invention of Moral by Adolfo Casares, who's from Buenos Aires, I think. This one is also on my list just because it's supposed to be very odd. So it has a prologue by Borges, and it's also been compared to Julio Cortazar and Philip K. Dick. No, Philip K. Dick is like his favorite. Cioè, Philip K. Dick è il tuo autore preferito, invece Borges l'hai letto. E Cortazar? Short story. Ah, ok. Nothing substantial. Non è un romanzo, ok. But it's considered to be a book that's perfect. So, like, perfectly plotted, like the turn of the screw. Mm-hmm. By who? It's awesome. By the critics? Or by the literary critics? This was something that Borges said. Ah, ok, by Borges. So I got it, because it's supposed to be very weird. Cool, interesting. E poi hai l'ultimo. Ah, this one I picked for you. Questo l'ho scelto io per lui perché anche questo aveva lo staff pick. Aveva la fascetta con lo staff pick. Mi sa che l'hai tolta. Perché questo l'ho visto con la fascetta dello staff pick. E lo staff pick era praticamente il Peter. Quello che piace a Peter. Yeah. So this is Daniel Carms. Carms. Oh, Carms. I don't know, he's Russian. It's called Today I Wrote Nothing. And it's a collection of what we would call microfiction today. So very short, sometimes only a couple lines for each story. Quindi molto frammentato. A collection of microfiction, so very fragmented stories. Also very strange, I don't think it was published while he was alive. It was probably censored, Stalin and whatnot. But it reminded me a lot of the teachings of Don B. However you say his last name, Bartlemy. Bartlemy? I don't know, it's from the United States, you're supposed to know. I don't know. Don B. Don B. He's got a lot of very strange pictures and stuff in put his it closer, it's not gonna show. So Don B. Yeah, and what about the other? Is there anything similar? There are no pictures, but it seems like it's written in a similar style. Mm-hmm. Also very weird, I'm sure. I don't know, is that the author? What is it about? Is there a plot or no, anything? No, there's no. They're all disconnected, as far as I know. It's like politics? No, not even. We can read the one story, it's only three lines. Yeah. Okay. The story is called The Meeting. And now, one day, a man went to work. And on the way, he met another man who, having bought a loaf of Polish bread, was heading back home where he came from. And that's it, more or less. All right. Vabbè, sembra stranissimo. Sì. Però a te piacciono ste cose, capito? Quindi secondo me ti piacerà. Yeah. Anche perché ti è piaciuto Bartlemy. Sì. Infatti. A Peter piacciono i romanzi strani. Intendo romanzi strani. A Peter piace. Infatti gli piace un sacco anche Vonnegut, che... Not so strange. Sì, è strano, dai. Sometimes. Dai, Billy Pilgrim. Ok, friends, quindi questi i libri che abbiamo letto. Dai, prendi anche tu, facciamo un po' di show, per favore. Oh. Tra l'altro, no, quello no. Much. It's too much for me. Questi sono i libri che ci siamo portati a casa, sì, i miei magari sono il contrario, che ci siamo portati a casa da Parigi, dalla Shakespeare & Co. È stato meraviglioso. Meraviglioso, vero? Do you have anything to say about Shakespeare & Co? It was nice. Making YouTube videos with Peter. That's it. Like, you do all the talking, it just says like short phrases too. Support you. Va bene, facciamo la foto adesso. Prendi i tuoi libri. No, no, qua. Torna qua. Vai. Facciamo solo la foto. Devi solo fare l'acqua, la prendo io. I'm not actually taking photos, I'm just gonna screenshot it. Exactly. It's like cheating. It's a lot easier. Your fake smiles. Ouch. Dai, smile un po'. No. Why are you pushing down on them? Because, like, I want us to be seen, not the books. The books we're going to talk about in that. All right.